alle persone della nostra amministrazione, alla comunità montana, provincia, regione, e quindi questa qui è la tredicesima, è la tredicesima edizione della Fiera del Taleggio. Questo numero è importante perché, a dire il vero, siamo arrivati al tredicesimo anno ed è una cosa non da ridere, perché sono 13 anni che ci stiamo lavorando, che cerchiamo di migliorarci, di fare tante cose, però comunque per me, per noi, dalla Proloco, è un bel arrivarci. Quindi quest'anno abbiamo una fiera che è naturalmente sempre itinerante, il giro più o meno è lo stesso perché non abbiamo altre vie da poter riempire, però comunque la fiera ha il suo bel movimento. Il movimento di quest'anno, le particolarità di quest'anno sono che abbiamo come ospiti l'azienda Ramazzotti, quelli che fanno l'amaro, che praticamente loro partono da questa diciamo, manifestazione, perché loro inizieranno a fare un tour per l'Italia in modo che loro si chiama La Bella Vita, che praticamente è la loro prerogativa di farsi conoscere in giro per l'Italia. Poi abbiamo sempre alla postazione del parco, abbiamo una novità che non oggi, quest'anno non siamo mai riusciti a conoscere, che sono la ONAP. La ONAP è da paragonare ai sommelier del vino, loro sono invece quelli che assaggiano e degustano il Taleggio. Loro avranno la possibilità di anche informare le persone che passano per quanto riguarda l'assaggio, come degustarlo, in che modo, e hanno su tre tipi di taleggi di varie stagionature, quindi è una cosa importante a livello culturale. Questa mi sembra propizia per chi non conosce questa cosa. Quindi io direi che alla fine, dopo tutto il resto, è un girare tra le varie bancarelle che ci sono, gli espositori, e naturalmente a questo proposito devo ringraziare tutti gli espositori, tutti quelli che ci hanno dato una mano per attivarci a questa tredicesima. Soprattutto io devo ringraziare i miei collaboratori sono una parte fondamentale, perché loro ormai dopo 13 anni conoscono vita, morte e miracoli della fiera, però non è detto, perché ogni anno c'è sempre qualche cosa di nuovo, e quindi io li ringrazio perché è più di una settimana che si sta andando da fare in un certo qual modo. Però comunque ringraziando naturalmente nuovamente tutti per la presenza della banda di Palladio, la Croce Rossa è importante, e quindi io passerei la parola al mio sindaco, e con tanto piacere vi auguro di passare una buona giornata in allegria. Grazie e buona continuazione. Buongiorno a tutti. Abbiamo il piacere di inaugurare anche questa tredicesima Fiera del Taleggio, evento ormai entrato nella storia della Valsale, legato a un prodotto che è simbolo del nostro territorio e in particolare alla Palladio di oggi come a quella passata. E non penso ai nostri due comuni di un tempo, Palladio Superiore e Palladio Inferiore. Qui il ricordo si spinge molto oltre, sino all'antichità, perché del Taleggio si parla già nella naturalis historia di Plinio il Vecchio, all'epoca degli antichi romani, che attribuivano la creazione del nostro Taleggio agli Orobi, una popolazione celtica che nel IV secolo avanti Cristo si stabilì in zona e dette al nostro paese il nome di Balabi, ancora vivo nel nostro dialetto. Nel corso dei secoli la storia di Palladio è stata legata alla sua posizione strategica. Fu
fu importante borgo medievale, centro militare di primaria importanza, dotato di mura, torri e fortificazioni, di cui abbiamo trovato significative tracce, certamente caratterizzato da una cospicua presenza di uomini d'arme. Questo passato guerriero, ricordato dalla torre racchiusa nel blasone comunale, si è sempre accompagnato ad un'altra collocazione privilegiata, cioè quella di trovarsi al centro di un verde pianoro e al cospetto di cavità naturali scavate nella roccia, che ben si prestavano all'utilizzo come luoghi di stagionatura naturale dei formati. Conosciamo la grande rinomanza che nei tempi moderni alcuni formaggiai coraggiosi, dai Galvani ai Locatelli, si sono conquistati nel mondo, partendo proprio da qui. Ma spesso non si considera che questa storia di eccellenze locali e successi internazionali è stata possibile perché nel corso di molti secoli generazioni e generazioni di umili ballabiesi hanno tramandato l'antica arte del taleggio, di padre in figlio. Oggi assaporare e celebrare il nostro taleggio ci fa sentire vivo il legame con la nostra storia, con chi ci ha preceduto su questa stessa terra. Un dono prezioso in quest'epoca, soprattutto se pensiamo che da sempre il vero taleggio resta uguale a se stesso, mantiene una propria tradizione e costituisce un elemento non trascurabile della nostra identità. Ringrazio dunque chi continua a offrirci questo prezioso frutto del suo lavoro e di una lunga esperienza e chi, come i volontari della nostra Pro Loco, contribuisce a celebrarne il valore materiale e immateriale. Anche oggi, infatti, celebriamo questo evento coraggioso, sfidando sempre con successo i capricci del meteo, e vediamo che a pochi metri, sulle nostre teste, è scesa ancora la neve. Ma questa fiera va avanti, ad appassionare e a rendere più vivo Ballabio. 5 anni fa avevo trovato un paese in difficoltà, con diversi locali che avevano chiuso i battenti. In questi anni chi aveva chiuso ha riaperto e nuove attività sono nate. Tutto questo perché c'è chi ha tenuto duro e ha combattuto per promuovere e rivitalizzare Ballabio. E in trincea abbiamo sempre trovato la nostra Pro Loco. Grazie ai volontari, al loro presidente, a tutti i cittadini che partecipano alla vita del paese e ai tanti amici che vengono da fuori per condividere importanti momenti come la nostra Fiera del Taleggio. Ringrazio il parroco Don Benvenuto che benedirà questo evento, la provincia di Lecco, la regione, le comunità montane, la nostra banda che ci accompagna in ogni occasione importante. E auguro buon taleggio a tutti. Cedo la parola ora. Grazie, allora molto volentieri, ringrazio il sindaco per l'invito, faccio volentieri i complimenti all'amministrazione comunale, alla Pro Loco di Ballabio per questa iniziativa e porto a tutti voi il saluto in questo caso a nome del Consiglio regionale della Lombardia. Sicuramente non può che vedere di buon occhio queste iniziative che promuovono e valorizzano il territorio e i suoi prodotti. Lo ha già detto molto bene il sindaco nel suo intervento, come il taleggio sia proprio tipico della vostra tradizione, della vostra cultura, direi, della vostra identità, e quindi è bello questo momento che tende a valorizzarlo. Oltre a questo ci aggiungerei anche comunque queste iniziative che puntano sulla cultura e anche, perché no, sull'ambiente, visto dove siamo situati, sono anche una bella cartolina, una bella vetrina dal punto di vista turistico. Quindi credo davvero un'iniziativa che merita di essere portata avanti con la dedizione con cui lo state facendo. In bocca al lupo per la buona riuscita di questa fiera. Grazie, buongiorno a tutti. Con piacere ho accettato anche quest'anno l'invito che il sindaco Consoli mi ha fatto avere per questa inaugurazione di questa 13ª edizione della Fiera del Formaggio, del Taleggio di Ballabio. Ieri ero a Pontida, che è la porta est della comunità montana, perché la comunità montana della Rieta della Valle San Martino è molto estesa, arriva da Pontida fino a Lierna, proprio al lato est, e oggi invece sono qua alla porta superiore della
del nostro territorio. Vallabio è proprio individuato come il punto di passaggio, proprio l'inizio della Valle dei Formaggi, come è definita anche la Val Sassina, e quindi da qui proprio è importante che ci sia questo, sostenere questa tradizione, questa identità, questo proprio mantenere vivo questi modi di fare, questa presenza del Taleggio come identità proprio del nostro territorio. Sono cose importanti che non bisogna trascurare. Anche ieri, come dicevo Pontida, sono presentate qualcosa che identifica quel territorio. Sono queste le cose belle che come comunità ci sentiamo ben orgogliosi di sostenere e di affiancare. Quindi complimenti anche per questa nuova edizione di quest'anno e in bocca al lupo per il successo dell'iniziativa. La rappresentanza della provincia, il consigliere Stefano Simonetti, il nostro assessore. Grazie sindaco e buongiorno a tutta la comunità di Vallabio della Val Sassina. Da parte mia, da parte del presidente Claudio Svelli, un ringraziamento per questo invito e oggi vogliamo testimoniare la vicinanza della provincia e un ringraziamento sentito ovviamente anche a tutte le autorità presenti e in particolare alla Proloco per questo impegno e per questa bellissima iniziativa. Come provincia sosteniamo questi eventi, sosteniamo queste manifestazioni e dobbiamo testimoniare anche all'amministrazione, in particolare al sindaco Consonni, la passione per il territorio. Questi eventi manifestano, dimostrano la passione per il territorio e quindi da parte mia personale, da parte del Consiglio Provinciale, da parte della provincia, ecco un grandissimo in bocca al lupo e, come diceva il nostro sindaco, buon Taleggio a tutti. Grazie. Allora mi unisco anch'io a queste parole di complimenti e di auguri che sono già state dette, quindi aggiungo una nota spirituale. Avendo parcheggiato giù in fondo, venendo qui a piedi, ho incontrato qualche espositore che ha chiesto la benedizione, gli ho detto no dai, vado là, perché la benedizione è una per tutti, però fa piacere sentire che anche una nota spirituale è ancora sentita a livello popolare. E questo mi dà l'occasione di dire che la benedizione non è un gesto rituale limitato a questo posto, ma dipende dal cuore. Quindi la benedizione di Dio è su tutto l'evento, anche persone che sono geograficamente lontane, che stanno badando al loro lavoro, alla loro bancarella e ai loro formaggi. Ecco, la benedizione di Dio scende e scenda su tutti loro. Poi vorrei appunto aggiungere una nota in modo particolare spirituale. Quando si dice che la natura è madre, madre natura si dice, qui a Vallabio effettivamente la natura è particolarmente bella. E in realtà noi come cristiani sappiamo che dietro la natura c'è la mano creatrice di Dio, Dio creatore, che ha pensato il mondo, l'ha creato. E perché dico questo? Ma la ragione è semplicissima, perché se siamo qui a fare la fiera del Taleggio, va bene, il Taleggio è la parte terminale di un lungo processo che parte dalle montagne, arriva all'erba, l'aria, le mucche, e il latte, e quindi non si riuscirebbe a fare il Taleggio senza tutte queste cose che ho detto. Quindi il Taleggio è frutto dell'intelligenza, del lavoro, dell'impegno umano, come ci è stato ricordato prima. E io ho scoperto con gioia che andiamo indietro nei secoli, mi fa molto piacere sentire questo, no? Perché questa è parte della sapienza, una sapienza umana che si trasmette di padre in figlio. Però è l'ultimo anello di una lunga catena che risale alla fine. E allora vogliamo ringraziare il Padre per la sua opera creatrice e poi chiediamo la sua benedizione su tutti i partecipanti, i collaboratori e gli organizzatori di questo evento.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, umilmente ti preghiamo e fondi la tua benedizione su questo evento, la manifestazione del taleggio di oggi, perché tutti coloro che vi collaborano e vi partecipano nel compimento della tua volontà e nel rispetto dei tuoi comandamenti vi trovino aiuto, conforto e salvezza per l'anima e per il corpo, per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. E buona giornata a tutti.